Nel tempo di Quaresima, spesso la Chiesa si ferma a riflettere sulla fatica fatta da Gesù nel portare la croce. Anzi, c'è una preghiera, fatta anche di meditazione, chiamata Via Crucis, che ripercorre in 14 tappe tutti i momenti terribili che portarono alla crocifissione e morte di Gesù. Oggi ne viviamo brevemente una. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E sputandogli addosso lo percuotevano sulla testa. Dopo averlo così maltrattato, lo spogliarono del mantello che aveva e gli misero sulle spalle la croce per salire al Calvario, mentre tutti lo deridevano. Oggi fai un segno di croce e ricorda quanto è stato pesante per Gesù.